Tragedia questa mattina a Prato La Peligna, in piazza Garibaldi, all'intersezione con Via Meta, per un'anziana di circa 80 anni, residente nella cittadina, che è deceduta probabilmente a seguito di un malore improvviso. Il corpo senza vita della donna, avvolto in un lenzuolo, è rimasto per pochi minuti nella quasi centralissima piazza, che sono bastati per gettare nello sconforto gli increduli passanti e assidui frequentatori nel giorno di mercato. Da quanto si è appreso, la donna sarebbe stata colta da un malore fulminante mentre usciva di casa per sottoporsi ad alcuni accertamenti sanitari. Salendo le scale esterne collocate nei pressi della sua abitazione, sarebbe accasciata a terra fino ad emettere improvvisamente l'ultimo respiro. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che nulla ha potuto fare per rianimare l'anziana. I sanitari hanno accertato che il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, ovvero al malore. Gli accertamenti di rito sono stati svolti dai carabinieri della locale stazione, mentre la salma è stata trasferita nella casa funeraria di Luzio. La tragedia che ha scosso la cittadina appare come una vera e propria fatalità. Resta il ricordo di Erminia, la donna che tutti conoscevano unitamente alla sua famiglia. Nella cittadina, d'altronde, non si parla d'altro.